Il calciatore Antonino De Vita muore in un incidente stradale. Ritrovato il cadavere di un uomo nelle campagne tra Marsala e Mazara. Arrestato in Germania Giuseppe Vaiana, accusato di aver ucciso la sorella. Sequestro notturno di tonno rosso a Trapani. In corso i lavori di pulizia dell'arenile di Tonnarella di Mazara. Pomeriggio di festa al Lungomare Mazzini per i bambini disagiati di Mazara. Buon pomeriggio, ben ritrovati al TG8 Informazione. Ha perso la vita in un incidente stradale Antonino De Vita, calciatore di Petrosino che ha militato anche nello Sport Club Marsala e nel Mazara Calcio. Sentiamo. Incidente mortale a Marsala. Perdere la vita è stato un ragazzo originario di Petrosino, Antonino De Vita, nato nel 1996. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 84, nel tratto fra Marsala e Petrosino, nella cosiddetta strada dei Lidi. De Vita aveva superato il Lido Signorino ed era vicino all'incrocio che svolta verso Torre Sibiliana a destra e verso Strasatti a sinistra. Era a bordo della sua Lancia Y e per cause ancora da accertare da solo è andato ad urtare contro il guardrail che ha sfondato il parabrezza dell'auto attraversandola da una parte all'altra. Nino De Vita era noto in città perché faceva il calciatore, ha militato nello Sport Club Marsala 1912 e nel Mazara Calcio. Le due tifoserie hanno appreso increduli la notizia e sono tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia di De Vita. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone. Esprimo profonda tristezza da parte mia e di tutta la comunità di Petrosino per la prematura scomparsa di Nino De Vita, 20 anni, morto ieri notte in un incidente stradale. Un ragazzo tenace che ha amato la vita, il calcio ed il lavoro. Rocambolesco incidente ad Erice in contrada Pegno nei pressi dell'oleificio. Una Fiat 500 nuovo modello si è ribaltata andando a finire dentro una cunetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Erice. Non si hanno notizie di eventuali feriti, la dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Ritrovato il corpo senza vita di un uomo di origine romena nelle campagne tra Marsala e Mazara. La sua morte, si pensa all'omicidio, sarebbe legata ad un conflitto a fuoco avvenuto in quella zona qualche giorno addietro. Sentiamo. Il cadavere di un uomo di nazionalità rumena è stato ritrovato nelle campagne fra Marsala e Mazara. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di omicidio, ma sull'accaduto gli inquirenti mantengono il riservo. Il cadavere è stato trovato nei pressi dell'ex Concasio, non molto distante dal luogo in cui qualche giorno fa i carabinieri di Marsala hanno sequestrato una maxi piantagione di marijuana. E potrebbe esserci un collegamento fra questo ritrovamento e i fatti accaduti sabato scorso, quando proprio in quella zona ci fu un conflitto a fuoco. Siamo nella periferia vicino Petrosino, in contrada Biancolilla, nella zona della Ferla. I carabinieri sono intervenuti a seguito di un conflitto a fuoco nel quale è rimasta ferita una persona di nazionalità rumena. Quattro invece le persone fermate. La piantagione si trovava dietro la cantina Concasio, in una zona già nota per altri fatti di cronaca nera, ed era occultata da una lunga fila di serre. La sparatoria, che come dicevamo ha portato al ferimento di una persona, sembra sia nata dal fatto che alcuni componenti di una banda avrebbero tentato di rubare della marijuana dalla piantagione sorvegliata da un'altra banda criminale. Sulla vicenda non c'è ancora alcuna nota ufficiale della Compagnia dei Carabinieri di Marsala, ma la piantagione è estesa per decine di serre ed i militari hanno trovato decine di chilogrammi di marijuana già essiccata. Nuovo arrivo di migranti al porto di Trapani, sono 371, tutti uomini di nazionalità subsahariana. Tra loro ci sarebbero, secondo quanto segnalato dall'equipaggio, 83 minori. Sono stati soccorsi mentre navigavano a largo della costa libica. Le operazioni di sbarco, iniziate ieri poco dopo le 9, si sono concluse intorno alle 11:30. Sul molo la consueta macchina dell'accoglienza e le forze dell'ordine. I migranti arrivati a bordo della nave Dignity 1 di Medici Senza Frontiere sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Milo per le operazioni di identificazione, concluse le quali saranno assegnati alle strutture di accoglienza. Maltrattavano e picchiavano i bambini alunni di una scuola elementare di un piccolo comune siciliano, interdette dall'insegnamento tra i docenti. Sentiamo.
Tre insegnanti di una scuola elementare di un piccolo comune siciliano sono state interdette dall'insegnamento dopo le indagini della polizia che hanno dimostrato i maltrattamenti con insulti, botte e calci che subivano gli alunni. La prima, 57 anni, è stata sospesa dall'insegnamento per un anno, le altre due, di 47 e 40 anni, per 6 mesi. Le misure interdittive sono state messe dal GIP di Patti Ugo Molina su richiesta del sostituto procuratore Giorgia Orlando. I poliziotti del commissariato di Sant'Agata di Militello hanno raccolto le testimonianze di genitori preoccupati per quanto i figli, per lo più intorno ai 7 anni, raccontavano a casa al ritorno da scuola. Secondo quanto riferito dagli alunni, le insegnanti li insultavano e li schiaffeggiavano. Un bambino sarebbe stato colpito in modo così forte da procurarsi un bernoccolo in fronte. Un altro ha raccontato di essere stato preso a schiaffi perché aveva detto di voler cambiare maestra. I poliziotti hanno quindi installato delle telecamere con le quali hanno acquisito delle immagini dove si vede la maestra di 57 anni mentre picchiava ed insultava gli alunni. L'insegnante inoltre intimava agli alunni che quello che accadeva in classe non si doveva riferire a casa. Le altre due insegnanti, dalle immagini registrate, appaiono spesso imperturbabili, dicono gli investigatori, partecipando con impassibile ed ingiustificata indifferenza, senza alcuna disapprovazione, ai sistematici abusi e alle violenze fisiche e verbali. Entrambe, più volte interrogate su quanto accaduto, hanno negato perfino ciò che si vedeva nelle immagini. Identificati e denunciati dalla polizia gli autori dell'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi in via Roma nel centro storico cittadino di Trapani. Tre giovani avevano preso di mira un ragazzo insultandolo e poi colpendolo alla testa con una spranga. La vittima aveva dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Si tratta di due fratelli rispettivamente di 26 e 20 anni e di un altro giovane di 23 anni. I reati contestati sono quelli di lesioni personali aggravate, detenzione di oggetti atti ad offendere, minacce e danneggiamento. È stato arrestato in Germania e condannato all'ergastolo il castelvetranese Giuseppe Vaiana. Uccise la sorella per nascondere le violenze sulla nipote. Sentiamo. Il castelvetranese Giuseppe Vaiana, 53 anni, è stato arrestato in Germania. Uccise la sorella per nascondere la violenza sulla nipote. Si nascondeva in Germania per sottrarsi alla cattura dopo la condanna all'ergastolo che gli era stata inflitta dalla Corte d'Assise di Trapani per omicidio. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo lo hanno individuato e fatto arrestare dalla polizia tedesca. L'indagine a suo carico è stata condotta dalla GICO della Finanza di Palermo, coordinate dalla Procura di Trapani e dalla DDA di Palermo. Vaiana è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Trapani presieduta da Angelo Pellino su proposta della PM Antonella Trainito per l'omicidio avvenuto il 24 agosto del 90 in un ovile di Contrada Dionisio a Campobello di Mazara di Paolo Favara, 30 anni, e di Caterina Vaiana, sorella della latitante detta Rina, che di anni ne aveva 33. Stessa condanna all'ergastolo era stata emessa a carico del fratello del latitante Michele Claudio Vaiana, che si trova già dietro le sbarre. Il delitto era maturato in un contesto di degrado familiare e venne risolto dalla Procura della Repubblica di Marsala nel 2013, quando, anche grazie agli elementi forniti dalla figlia di Caterina Vaiana e dal figlio di Paolo Favara, le indagini dimostrarono che aveva avuto come movente il timore da parte di Giuseppe Vaiana di andare in carcere per aver violentato anni prima la nipote, figlia di Caterina, all'epoca dei fatti una bambina di 7 anni, mentre Giovanni Vaiana sarebbe stato mosso dalla volontà di rientrare in possesso di 13 milioni di lire che aveva prestato alla sorella per l'acquisto del gregge che curava con l'altra vittima dell'efferato omicidio, Paolo Favara. Il latitante, che sarà quanto prima messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, è stato quindi catturato nel primo pomeriggio di ieri a Ludwigshafen mentre si trovava in un internet caffè intento a giocare con una slot machine. Il Tribunale di Marsala ha assolto, dopo oltre 4 anni di processo, Saverio Bellafiore, giovane 26enne di Partanna, difeso dall'avvocato Gianni Caracci. Una sera del febbraio 2011 i carabinieri di Partanna fermavano ad un posto di blocco in contrada Torre di Maggio un'autovettura Fiat Punto condotta da un giovane e con passeggero per l'appunto Bellafiore, il quale alla vista dei militari gettava dal finestrino un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina. Altri carabinieri subito dopo si facevano aprire l'abitazione del Bellafiore dalla fidanzata, rinvenendo all'interno di un mobile della cucina 4 involucri di carta stagnola contenente circa
circa 25 grammi di hashish. Malgrado gli indizi a carico, tuttavia, il Tribunale è pervenuto all'assoluzione sul rilievo che, in base ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, nei processi per stupefacenti il PM deve dimostrare in modo assolutamente rigoroso che la sostanza sia destinata allo spaccio. Se tale prova è insufficiente, deve essere pronunciata l'assoluzione. Calogero Germanà è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile. L'ex commissario di Mazara del Vallo si è distinto durante la sua carriera per la tenacia nella lotta alla criminalità, per mano della quale fu anche vittima di un attentato mafioso nel giugno del 1992. Sentiamo. Ieri è stata consegnata dal capo dello Stato al dottor Calogero Germanà la medaglia d'oro al valor civile. Si tratta di un importante riconoscimento che corona una prestigiosa e lunga carriera ricca di meriti e successi professionali. Il dottor Germanà, da ultimo questore di Piacenza, nel corso degli anni ha diretto il commissariato di Mazara del Vallo, ove rimase fino al dicembre del 1987, per poi essere trasferito alla squadra mobile di Trapani, alla Criminal Polla di Catania e da Palermo per attività investigative antimafia da eseguire su delega del giudice Paolo Borsellino, di cui era stretto collaboratore quando il magistrato aveva diretto la procura di Marsala. I due lavorarono insieme ad indagini delicate su omicidi di mafia, massoneria, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, scoprendo la caratura criminale di Matteo Messina Denaro nell'organigramma di Cosa Nostra siciliana e i suoi interessi nelle principali attività economiche ed imprenditoriali nella provincia di Trapani. Nel giugno del 1992 tornò a dirigere il commissariato di Mazara del Vallo. Il 14 settembre del 92, percorrendo il lungomare di Tonnarella a bordo dell'auto di servizio, il dottor Germanà fu vittima di un terribile attentato, i cui autori, armati di Kalashnikov, vennero successivamente identificati per Giuseppe Graviano, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro. Rino Germanà, allora quarantenne, grazie alla propria prontezza di spirito, benché ferito lievemente alla testa, rispose al fuoco degli assalitori neutralizzandoli e riuscendo miracolosamente a salvare la propria vita. Successivamente fu promosso primo dirigente per merito straordinario. Sequestro notturno di tonno rosso ad opera della Guardia Costiera di Trapani. Sentiamo. Sequestro di tonno rosso ad opera degli uomini della Guardia Costiera di Trapani a seguito di un'operazione complessa che ha portato al sequestro di 200 kg di prodotto ittico per un valore commerciale pari a circa 3.000 euro. Al trasportatore sono state inoltre contestate due sanzioni per complessivi 5.500 euro. L'operazione è stata portata a termine dopo una significativa attività di monitoraggio ad opera degli uomini della sezione di Polizia Marittima e Difesa Costiera, che ha permesso di intercettare il furgone proveniente da Mazara del Vallo, mediante il quale veniva alimentato il mercato clandestino. Il valore economico del tonno rosso, aumentato considerevolmente nel corso degli ultimi anni a seguito dell'innalzamento della domanda sul mercato globale, ha comportato un eccesso di catture della risorsa, che è quindi in forte sofferenza. Per tale motivo la cattura di tale prodotto ittico è consentita secondo un rigido sistema di controllo a favore di un numero ristretto di imbarcazioni in possesso di permesso speciale. Il commercio illegale di tonno rosso, oltre a far scaturire una ulteriore diminuzione dello stock ittico, comporta altresì il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici, nonché palesi violazioni in materia igienico-sanitaria, evasione fiscale e danno economico agli operatori della pesca che svolgono invece le attività di pesca del tonno rosso nel rispetto delle regole. Non è mai stato ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo l'ormeggiatore 55enne coinvolto ieri mattina in un incidente sul lavoro al porto di Trapani. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, è stato sottoposto a tacca encefalica che ha riscontrato emorragia cerebrale ed è stato poi ricoverato al reparto di neurologia del nosocomio trapanese. L'ospedale ha da tempo attivato un servizio di telemedicina con diverse strutture ospedaliere palermitane e la neurochirurgia di Villa Sofia ha verificato che non era necessario un intervento chirurgico, quindi le cure sono continuate regolarmente presso la neurologia di Trapani e al momento, secondo il primario del reparto Luigi Sicurella, il paziente non è in pericolo di vita e prosegue le terapie idonee. Ancora episodi di abusivismo edilizio a Marsala. L'ultimo in ordine di tempo riguarderebbe una villetta prefabbricata realizzata a poca distanza dal mare e di proprietà della moglie di un noto manager della sanità pubblica veneta. Sentiamo.
Non si arresta l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio sulla fascia costiera da parte della Procura della Repubblica di Marsala e della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza. Quest'ultima, infatti, ha scoperto in Contrada Fossarunza una villetta prefabbricata realizzata a poca distanza dal mare su un terreno di proprietà di Paola Biron, moglie di uno dei più noti manager della sanità pubblica veneta, e cioè Claudio Dario, direttore generale dell'azienda ULS 16 di Padova. Sullo stesso lotto di terra, la Biron, copiando le malefatte dei marsalesi, ha realizzato la villetta prefabbricata, che non è stata sottoposta a sequestro preventivo sol perché la legge prevede questa misura solo quando l'edificio è ancora in fase di realizzazione. Proprio per questo c'è chi ricorre ai prefabbricati, che possono essere posizionati in tempi brevissimi, prima che qualcuno se ne accorga. E questa, insomma, l'ultima frontiera dell'abusivismo costiero. Ciò nonostante, un paio di settimane fa le fiamme gialle della procura hanno sequestrato 3 villette prefabbricate di fronte all'ex Lido Signorino. Sembra che la polizia giudiziaria stia battendo la costa, monitorando i fabbricati allo scopo di individuare costruzioni non ancora censite o quelle formalmente passate di proprietà comunale, ma di fatto lasciate nella libera disponibilità dei vecchi proprietari abusivi che li affittano ai turisti stagionali. Il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, non intende arretrare sulla questione agricoltura. Dopo aver intrapreso, anche di concerto con il Consiglio Comunale di Campobello, diverse azioni nei confronti del governo regionale, proponendo soluzioni concrete per risolvere la problematica dei maxi aumenti dei canoni irrigui che ormai da mesi sta attanagliando il comparto agricolo trapanese, il primo cittadino ieri pomeriggio è tornato a incontrare agricoltori e sindacati. Il nuovo incontro è stato convocato proprio al fine di fare il punto sui recenti sviluppi della problematica e di vagliare nuove strategie per affrontarla, alla luce anche dei provvedimenti adottati dal Consorzio di Bonifica Trapani 1 nei confronti di chi non ha ottemperato al pagamento delle cartelle entro il 30 di aprile. Sono in corso i lavori di pulizia dell'arenile di Tonnarella, lavori che interessano anche il lungomare Fata Morgana e il rifacimento del tratto di strada caduto. Saranno ripristinati gli impianti di illuminazione, ma sentiamo il sindaco. Speriamo di fare meglio dell'anno scorso, perché abbiamo fatto esperienza, come suol dirsi. L'anno scorso è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista proprio organizzativo, essendo stati questi lavori realizzati grazie all'opera fattiva dei nostri impiegati e dei nostri mezzi. Quest'anno si intrecciano una serie di altri lavori, perché non soltanto provvederemo a sistemare meglio la spiaggia, soprattutto provvederemo a sistemare anche le aree demaniali a monte della strada, in modo da facilitare qualche piccolo parcheggio e al tempo stesso creare delle aree di vivibilità con qualche elemento di arredo urbano. E si intrecciano anche lavori di sistemazione della strada, finalmente tutte le pastoie burocratiche sono state superate e, come si può notare, sono iniziati i lavori di sistemazione della strada litoranea che è crollata, e naturalmente questo imporrà anche la sistemazione dell'area circostante a questa stessa opera. Ripristineremo l'illuminazione, appena i lavori sono in fase avanzata si potranno anche collocare gli elementi che potranno ospitare questi fili, e finalmente, i ladri permettendo, riusciremo ad illuminare nuovamente questa parte della città. Le leggi per il demanio marittimo sono articolate e farraginose, serve una semplificazione. Interviene il portavoce all'ARS del Movimento 5 Stelle, Sergio Tancredi. Sentiamo. Con l'approssimarsi della stagione estiva, gli operatori balneari, oltre a dover affrontare le numerose problematiche relative al proprio comparto, da questa stagione dovranno misurarsi con la farraginosa ed articolata normativa regionale in materia di demanio marittimo. Normativa che è stata adottata con l'ultima legge di stabilità, la legge regionale numero 3 del 17 marzo 2016. Con l'ultima legge di stabilità, infatti, le autorizzazioni in materia di demanio marittimo, per cui prima bastava la semplice autorizzazione dell'assessorato territorio ed ambiente, subiscono un notevole rallentamento, dato che prima erano disciplinate dalla legge regionale numero 15 del 29 novembre 2005, mentre adesso, con la nuova normativa, si rende tutto molto più complicato. Ad esempio, adesso l'articolo 42, disposizioni in materia di spese, richiama a sua volta l'articolo 40, affidamento gestioni amministrative dei beni del demanio marittimo ai comuni,
il quale, al comma 2, dispone che con decreto dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si individuano le aree le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni che devono adottare il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime. Fatto questo piano di utilizzo, si deve attendere l'approvazione dello stesso da parte dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, che avviene entro 90 giorni dal ricevimento della delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale, decorsi i quali i piani di utilizzo acquisiscono efficacia. Questo, dichiara il portavoce all'ARS del Movimento 5 Stelle Sergio Tancredi, è l'ennesimo pasticcio amministrativo che questo governo, con le modifiche approvate in finanziaria, arreca alla collettività. Il nostro augurio, conclude Tancredi, è che nelle istituzioni si lavori affinché si possano creare le migliori condizioni possibili atte a semplificare la vita dei cittadini e non a complicarlo ulteriormente. Eletto il presidente della Consulta dei Liberi Professionisti, insediatosi lo scorso 11 maggio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Si tratta di Leonardo Giacalone, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani, nonché di quello regionale, eletto all'unanimità dei presenti nel corso della riunione tenutasi ieri alla Camera di Commercio di Trapani, sede del nuovo ente. Si è svolta a Palermo, presso la sede centrale di Banca Nuova, la riunione dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. Il dottor Gianmaria Amato, direttore commerciale di Banca Nuova, ha aperto i lavori dando il benvenuto ai componenti dell'Osservatorio e agli stakeholder della pesca. Ad introdurre i lavori è stato l'ingegner Giuseppe Pernice, coordinatore dell'Osservatorio. Nel corso dell'incontro si è parlato della necessità di rafforzare cooperazione tra ricerca scientifica, istituzioni, mondo bancario e le imprese leader della filiera ittica siciliana e mediterranea. Ha concluso i lavori il dottor Dario Cartabellotta, direttore generale del Dipartimento della Regione Siciliana. Sentiamo le interviste al dottor Cartabellotta e al presidente del distretto Giovanni Tumbiolo. Il mondo bancario non conosce le imprese della filiera ittica. Le imprese della pesca non conoscono le banche e le loro regole. La ragione per cui questo confronto nel tavolo tecnico, credito, attività finanziarie ed economia di mercato impone oggi una riflessione più profonda. Bisogna fare un patto col sistema bancario affinché si conoscano meglio le problematiche, i temi che riguardano tutta la filiera ittica, e in modo che l'accesso al credito, sia quello relativo ai fondi comunitari, ma anche per il credito ordinario, per il credito di esercizio, per il credito di impianto e tutte le altre attività connesse alle dinamiche aziendali, possano essere risolte in tempi più rapidi e soprattutto con maggiori certezze. Questo è uno dei temi fondamentali che l'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e l'input che il distretto ha voluto dare è molto preciso e concreto. Per quanto riguarda i temi del patto di sviluppo e del FLAG, abbiamo continuato un'azione di disseminazione e di coinvolgimento di tanti attori, di tanti stakeholder, perché questi strumenti sono strumenti importanti per lo sviluppo dell'economia ittica siciliana. FEP, che era nato con alcune misure sicuramente non buone per la pesca, perché l'Unione Europea, ricordiamo, ha incentivato la demolizione delle barche e la rottamazione dei pescatori, cioè sono state erogate delle risorse proprio affinché i pescatori non pescassero più. Però accanto a queste che ho definito misure della morte, per fortuna ci sono state alcune misure che hanno tenuto vitale il sistema. Un grande risultato quello ottenuto attraverso i COGEP, i consorzi di gestione della pesca artigianale, che hanno non solo puntato a potenziare le marinerie con gli attrezzi selettivi, ad una pesca ambientalmente sostenibile, sono riusciti anche ad aggregare pescatori, quasi 2.000 pescatori sono stati aggregati in questo sistema, o quello dei gruppi di azione costiera che sono riusciti a fare gli investimenti nel settore della pescaturismo, dell'ittiturismo, quindi per far vivere anche nuova emozione a questo turista che va girando sempre alla ricerca di un turismo esperienziale. Altro aspetto molto importante è quello dell'industria di trasformazione, che a fronte dei 40 milioni di euro previsti ne ha investiti proprio 40 milioni. E ricordiamo che quelle sono misure al 50% e quindi hanno generato quasi un investimento di circa 85-90 milioni di euro.
Proseguono senza sosta le attività di promozione per il distretto turistico della Sicilia occidentale, che dopo la presenza alla fiera ITB di Berlino e l'organizzazione dei due recenti educational tour con blogger, tour operator e giornalisti della stampa specializzata, parte nuovamente alla volta della Germania, uno dei mercati più interessanti per questo spicchio di Sicilia. Il viaggio promozionale potrà contare su una vetrina mobile dal forte impatto visivo che toccherà tre importanti località tedesche: Memlinger dall'1 al 3 giugno, Karlsruhe dal 4 al 6 giugno e infine Francoforte dal 7 all'8 giugno. Al convento del Carmine di Marsala, venerdì 27 maggio alle ore 18, Giuliana Fugazzotto racconta I quattro siciliani, la straordinaria vicenda di Rosario Catalano e del suo quartetto nell'America degli anni 20. Lorenzo Calamia introdurrà il racconto della Fugazzotto. La conversazione si arricchirà con le testimonianze di Rosanna Catalano e Rosario Lentini. L'incontro, che verrà coordinato da Barbara Lottero, gode del patrocinio della città di Marsala e si realizza in collaborazione con il bookshop Mondadori di Marsala. Sarà presentato venerdì alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale di Paceco il volume Aiata Elima di Wally Cammareri e Mario Liberto. Il volume, edito da Sicilia Agricoltura, propone un viaggio nelle terre dei sapori e dei colori, terre dove nascono i prodotti che compongono la dieta mediterranea consacrata a pieno titolo Patrimonio dell'Umanità. L'Istituto Euroarabo, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, organizza per sabato 28 maggio alle ore 17.30 presso il Teatro Garibaldi la presentazione del volume Dialoghi Mediterranei, Antropologia delle Migrazioni, edito dall'Istituto, il 16° della collana nei suoi 20 anni di attività. Si tratta di un'antologia di contributi di giovani studiosi che ragionano sul fenomeno della mobilità contemporanea nel contesto problematico delle trasformazioni sociali e urbane. Il libro sarà presentato dai docenti dell'Università di Palermo, Gabriella D'Agostino, che insegna antropologia culturale, e Mario Giacomarra, ordinario di sociologia della comunicazione. Coordinerà Antonino Cusumano, dell'Istituto Euroarabo. Ai presenti sarà offerta una copia del volume. Ancora un prestigioso riconoscimento per il poeta scrittore di Poggioreale Gaetano Zummo, insegnante in quiescenza. Ha infatti ottenuto il primo premio assoluto con la lirica Fiori calpestati nell'ambito dell'ottava edizione del concorso nazionale di poesia Ugo Foscolo, indetto dall'Accademia Universitaria di Lettere, Arti e Scienze Ruggero II di Sicilia. La premiazione si è tenuta a Palermo. A Castelvetrano arriveranno gli oltre 10.000 volumi della Biblioteca Filosofica di Palermo, che fu messa insieme da Giovanni Gentile ed altri soci fondatori di una società per gli studi filosofici negli anni fra il 1909 e il 1911. L'inestimabile patrimonio letterario sarà ospitato presso il Centro Culturale Giuseppe Basile, che sorge presso il recentemente restaurato Convento dei Minimi, che sarà inaugurato il prossimo 2 giugno. Ieri pomeriggio, nel tratto di Lungomare Mazzini di Mazara, antistante la gelateria Mucho Gusto, su iniziativa dell'associazione UNAC, con il patrocinio della città di Mazara del Vallo e la collaborazione di varie associazioni di volontariato, si è svolta la quinta edizione dell'evento benefico L'estate, un nuovo inizio. La manifestazione ha regalato un pomeriggio allegro e spensierato ai bambini disagiati di Mazara del Vallo per far trascorrere loro qualche ora insieme tra giochi e degustazioni. Sentiamo. Ogni anno il nostro obiettivo è quello di migliorare questa manifestazione dedicata al sociale. Il sociale prima di tutto, questo è quello che noi vogliamo. Dobbiamo essere presenti non solo per la nostra città ma anche per i figli della nostra città. Mazara del Vallo è una città che merita tanto e che ha tante potenzialità, e anche attraverso il sociale cerchiamo di promuovere la nostra città e di rendere partecipe tutta la nostra collettività. Ringrazio tutti voi che ogni anno comunque testimoniate attraverso delle immagini televisive
quello che accade. Basta poco per rendere felici 7 bambini, si vede dai sorrisi. Si, dico basta poco perché c'è l'impegno di tutti, c'è l'impegno dell'amministrazione comunale, c'è l'impegno delle attività commerciali. Senza di loro questa amministrazione non avrebbe alcun senso, perché non ci sarebbe stata mai l'opportunità di realizzarla. E sono da esempio per tante altre aziende di Mazara del Vallo e spero che li possano spronare a realizzare tutto ciò. Noi, il nostro obiettivo è quello sicuramente di regalare questa giornata dei sorrisi in coronata armonia. Questa è la quinta edizione e sicuramente lavoreremo anche per questa edizione, sempre grazie a queste attività commerciali che veramente stanno dando il cuore e stanno dando l'anima per rendere partecipi gli attori principali, che sono sempre i figli della nostra città. E anche quest'anno, come diceva, si ripete di nuovo questa bellissima giornata all'insegna del sano divertimento. Coinvolgere tutte, diciamo, anche parte delle scuole dell'infanzia di Mazara insieme ad altri bambini, diciamo che è una giornata di divertimento e di condivisione, soprattutto questo perché dà un esempio di vita a livello sociale che sia molto costruttivo e di sani principi. Questa è una bella manifestazione di come sia possibile e realizzabile l'integrazione, però io non mi riferisco solo all'integrazione delle varie etnie presenti qui a Mazara. Io mi riferisco anche alla diversità tra abili e i disabili, perché anche per loro è un momento di socializzazione, è un momento di divertimento, di svago, e per loro godere di questo spettacolo meraviglioso della natura, poter godere di questa allegria, di questa gioia, di trovarsi in mezzo agli altri come persone normali, perché queste cose si godono alla stessa maniera, forse loro più di noi. Noi, come sapete, organizziamo eventi, quindi non potevamo non sposare il progetto del consigliere Foggia e abbiamo portato un po' di animazione con gonfiabili, zucchero filato, e cerchiamo di portare allegria a tutti i bambini. L'anno prossimo parteciperete di nuovo? Senz'altro, se abbiamo la possibilità di partecipare accetteremo già da quest'anno. Siamo lieti di essere giunti alla quinta edizione, mucho gusto sempre per il sociale. Volevo precisare che è una giornata esclusiva per il sociale, né a scopo di lucro né a scopo politico. Mucho gusto in questa giornata offre il gelato ai bambini, un gelato senza grassi idrogenati, senza coloranti artificiali e né olio di palma, solo al naturale, per riservare la salute dei bambini. Ringrazio tutta l'associazione qui presente, sono veramente emozionato a vedere tutti questi bambini e spero di continuare ancora per tanti anni. Ringrazio appunto di averci dato la possibilità sia a me come associazione e alle bambine di partecipare a questo evento meraviglioso che è ricco di gioia e di grandi sorprese per i bambini. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa perché diciamo è un'iniziativa per il sociale, per i bambini, e quindi siamo sempre pronti a queste cose. La scherma è uno sport che, oltre a formare diciamo fisicamente come tutti tanti altri sport, è uno sport che forma tanto il carattere. Io la pratico ormai da quasi più di 30 anni e ho questa passione proprio di insegnare ai bambini. Sono contento di fare il maestro e contento di portare avanti questa iniziativa a Mazara del Vallo. Si alza il sipario sulle attività teatrali e coreutiche del Liceo Adria Ballatore. Venerdì 27 maggio alle ore 9.30 presso il Cineteatro Rivoli si terrà Licei in Scena, evento conclusivo del laboratorio coreutico curato da Carla Favata e di quello di scrittura creativa e drammaturgia curato da Giacomo Bonagiuso. Il primo spettacolo con la regia e le coreografie di Carla Favata si intitola L'intelletto, le donne e la virtù, viaggio alla ricerca dell'amore, ed è ispirato al percorso intrapreso da Dante nella Divina Commedia. La seconda opera messa in scena, Diversi, viaggio nella follia, con la regia di Giacomo Bonagiuso, è il risultato di un lavoro di scrittura e di selezione di testi svolto dagli stessi ragazzi sul tema della diversità. I due laboratori sono una tradizione consolidata nelle attività didattiche del Liceo di Mazara e si sono avvalsi del contributo dei docenti tutor, ovvero Susanna Fasulo e Bartolomeo Damiani. L'evento di venerdì si svolge con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. E questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.